Buongiorno a tutti. Allora, io sono un medico e ho lavorato all'interno delle strutture pubbliche non appena mi sono laureato. Perciò so di cosa stiamo parlando. Io lavoravo nella clinica delle malattie nervose mentali, allora si chiamava così, che aveva le brande fin quasi al corridoio. Anzi, no, proprio ci arrivava al corridoio dell'ospedale e ricordo che dovevamo chiedere ai familiari dei pazienti di portarsi le lenzuola e le coperte perché noi non le avevamo. Allora, certo, la situazione è migliorata, ma è difficile, è complessa. Ci sono tante regole che se non vengono capite e non vengono in qualche modo messe vicino per costruire un sistema, un'organizzazione valida, non andiamo da nessuna parte. E continuiamo, sempre come sono gli autoscontro, no? Continuiamo a scontrarci e purtroppo anche a farci male. Queste regole, amici e colleghi, dobbiamo conoscerle e o le cambiamo o le dobbiamo rispettare. Perché vi dico questo? Perché numero programmato di medicina. Allora, il numero programmato in medicina nasce dall'esigenza europea, c'è dappertutto. Dopodiché la quantità del numero è decisa da ogni singolo Stato, sulla base di quelle che sono le esigenze, le situazioni, eccetera. Però ci sono delle regole. Per cui tu devi avere tre posti letto disponibili per ogni studente che entra nel corso di laurea in medicina. Cioè, non ti avevo visto. Ovviamente uno dice, ma perché tre posti letto, non due? Perché non cinque? E queste sono cose decise tempo fa. Te lo dico, sulla base di queste regole, l'Università degli Studi di Cagliari è fuori legge perché ha molti più studenti di quanti posti letto. Questa regola chiede di. Dopodiché, cosa fare e non fare? Noi continuiamo a mettere. Abbiamo, durante il mio periodo di rettorato, ogni volta che il Ministero ha dato l'autorizzazione ad aumentare del 10% il numero degli iscritti, noi l'abbiamo fatto sempre, ci siamo sempre riusciti dimenticandoci questa regola. E fino a quando non vengono a controllarci, noi andiamo tranquilli. Ma dobbiamo porcelo il problema. E io ho provato quando lo metto a porlo. Non l'ho risolto, però è un problema che dobbiamo affrontare. La stessa cosa è successa per le scuole di specializzazione. Lì a un certo punto si sono messi a controllare. Perché? Perché anche per le scuole di specializzazione ci sono delle regole. Dopodiché continuo a dire, possiamo cambiare le regole, ma finché sono quelle, o le rispettiamo o rischiamo la chiusura delle scuole di specializzazione. Noi abbiamo avuto la chiusura della chirurgia generale per 2 anni di seguito, perché? Perché la grandezza, diciamo, del reparto di chirurgia generale dentro l'azienda ospedaliera universitaria non permetteva il raggiungimento di un certo numero di prestazioni che erano quelle necessarie per farti aprire la scuola. Uno dice, ma potevano essere di meno? Eh sì, e però quelle sono state approvate da tutti. E noi abbiamo avuto la chiusura della scuola per 2 anni. Dopodiché abbiamo fatto di tutto, io personalmente, per modificare delle cose, eccetera. Alla fine siamo riusciti, ma per un pelo. E siamo sempre lì col rischio di essere chiusi. Ho una chirurgia generale per 2 anni di fila. Dopodiché, il numero dei medici, lo stesso problema abbiamo, e lì abbiamo fatto una battaglia in passato per aumentare il numero degli iscrivibili nelle professioni sanitarie.
infermieri, ostetrici, tecnici laboratori, radiologi, igienisti dentali, tutti. L'abbiamo fatto perché sapevamo A, che c'era un'esigenza in Sardegna e B, che c'era una richiesta da parte del territorio, ragazzi e ragazze che vogliono prendere quella strada. Dopodiché ci viene detto che tutta questa gente non serviva. E al povero rettore di Cagliari cosa è successo? È successo che sono venuti i tedeschi, sono venuti gli olandesi a chiedere se potevano presentarsi per convincere i laureati in infermieristica e ostetrice ad andare a lavorare nel loro paese, perché loro ne avevano bisogno. Secondo voi io cosa avrei dovuto fare? Lasciare che i ragazzi fossero disoccupati o proporre di ascoltare e poi decidere cosa volevano fare? E questa cosa si è ripetuta negli anni e si è ripetuta anche quest'anno. Perciò, vedete, è un problema legato anche alla concorsualità, che non dipende ovviamente dall'università e non dipende solo da un'istituzione, dipende da tanti insiemi che devono essere fatti. Dopodiché, altra regola, ho sentito prima che mancano delle realtà specialistiche, no? Come laurea magistrale e come... problema qual è? C'è un'altra regola. La regola è che se tu vuoi fare un corso di 3 anni o di 2, devi avere i cosiddetti docenti garanti. Cosa vuol dire? Che quei docenti, e ce ne devono essere 3 per ogni anno, vuol dire che quei docenti sono garanti solo di quel corso di studi, non possono essere garanti di un altro corso di studi. E perciò il numero dei docenti a un certo punto finisce, per cui tu devi fare i garanti per i 6 anni di medicina, i garanti per i 6 anni di odontoiatria, i garanti per infermieri, eccetera, eccetera. Alla fine il numero è quello. Allora, per aprire un biennio di una laurea magistrale, hai bisogno di 3 più 3 docenti garanti che non sono garanti da nessun'altra parte. Ecco perché serve un'organizzazione insieme, servono delle priorità. E al limite fare anche delle convenzioni con delle realtà, poi per cui fare quella che può essere una priorità importante, e a quel punto il garante può essere anche un ricercatore tipo B, tra virgolette, e le risorse dell'Ateneo non è che permettono di mettere, però finanziamento di un paio di ricercatori tipo B, e questa soluzione in passato l'abbiamo anche presa, e per risolvere determinate cose, non solo per medicina. Per esempio l'abbiamo presa per gli insegnanti di sostegno. Non potevamo fare aumentare il numero degli insegnanti che volevano frequentare quei corsi perché mancavano i docenti, e la Regione anche lì ci ha dato una mano finanziando dei percorsi, cioè non è che ne servivano 10, ne bastavano 2. E così abbiamo potuto raddoppiare il numero degli ingressi nei corsi specialistici. Ecco, quando io dico che serve un'armonia tra le istituzioni, un'armonia che permetta il lavoro, parliamo dei medici di base, lo sai, serve una scuola di specializzazione. L'Europa questo chiede, lo ha chiesto da tempo. Che facciamo? Esiste qualcosa di vicino a questo che si chiama scuola di specializzazione delle comunità, se non ricordo male, che per esempio noi a Cagliari non abbiamo. Allora sarebbe importante mettersi vicino, perché? Perché all'interno delle scuole di specializzazione non ci sono solo i docenti universitari, ma ci sono benissimo anche colleghi che sono importanti per quella specializzazione, ovviamente, che mettono dentro anche un'esperienza, no? Oltre quella, perché lo sapete, l'accademico medico poi lavora in corsia, lavora comunque nella sua realtà, però mette dentro altre competenze. Io l'ho già detto, quando questa cosa l'ho sentita, ho già detto all'università: per favore muovetevi, cominciate a ragionare per fare una cosa del genere.
Dopodiché, a mio parere, bisognerebbe dividere i problemi che abbiamo oggi in due parti. Una è l'urgenza, cosa fare per tamponare l'emergenza, e l'altro però lavorare perché quell'emergenza non si crei più. Se noi non facciamo entrambe le cose, amici miei, non usciamo dal problema. Allora, lo vogliamo dire che il problema è stato il blocco del turnover? E lo dobbiamo dire. E il blocco del turnover, anche lì, qualcuno imponeva il blocco del turnover, scelte politiche miopi. Dopodiché non è che possiamo correre e in un anno recuperare tutto quello che dal 2008 è stato fatto. Non solo nella sanità, ovviamente. Perché? Perché il pubblico è brutto. Perché il pubblico non lavora, perché il pubblico il privato è tutta un'altra cosa. Ma di cosa stiamo parlando? Ma davvero crediamo in queste cose? Io ho sempre lavorato solo nel pubblico, ma in fatto attività private. Che vuol dire? Sono le persone che fanno le cose, ovviamente è la persona valida, puoi averla nel pubblico come puoi averla nel privato. Dopodiché le regole le dobbiamo mettere, le dobbiamo far rispettare per far funzionare il sistema. E dopodiché però vogliamo ragionare, l'hanno già detto i miei colleghi, su stipendi, sul numero di figure che devi inserire, su tante cose. Non si può chiedere sempre alle solite, come posso dire, alle solite figure di essere generosi, di fare sacrifici. E qui bisogna, se la sanità costa, è giusto regolarla, è giusto stare attenti a come si spendono i soldi, è giusto evitare gli sprechi, ma purtroppo non possiamo diminuirla di per sé, perché la sanità costa. E la sanità però deve essere pubblica, e su questo io vedo, non vedo un'energia importante, non vedo una convinzione importante, non vedo dei percorsi netti, chiari, pubblica e universale. Allora, se è pubblica e universale, devi affrontare il problema in un certo modo. Noi, per esempio, possiamo aumentare il numero degli ingressi in medicina, certo, non i 2000 che si presentano al corso, perché dovremmo affittare il palazzetto dello sport per fare la lezione, dopodiché la qualità dove va? Però fare un terzo corso, perché ne abbiamo già due, e aumentare di 100 le iscrizioni, e se si ragiona insieme con la regione e col ministero, è una cosa che si può fare. Ecco, fare dei piccoli passi, dice, sì, ma quando? Ho capito, ma tra 6 anni tu il problema non lo avrai più, perché avrai 100 persone in più laureate. Adesso pretendere di risolvere il problema nell'immediato lo possiamo fare con delle soluzioni che ci sono già possibili nei contratti di lavoro, lo possiamo fare all'interno di quelli che sono gli incentivi da poter portare. Vogliamo dircelo? Eh sì, è vero, il numero dei medici sembrerebbe per numero di abitanti corretto, ma vogliamo considerare la peculiarità di questa nostra isola? Sì o no? Perché quando io da rettore, insieme alla cittadinanza, all'Ateneo, abbiamo fatto una battaglia per modificare i criteri con cui venivamo finanziati, perché c'erano dei criteri assurdi per un'isola. Noi eravamo penalizzati perché avevamo numero zero studenti iscritti provenienti da regioni confinanti. Uno dice, scusa, ma quale dovrebbe essere la mia regione confinante? Perché mi penalizzi lì? Toglila questa cosa, non serve, non ha senso. E mi hanno impiegato anni, però poi è venuta fuori insularità, è venuta fuori il fatto che c'è povertà di popolazione, è venuta fuori che c'è difficoltà nel raggiungere la sede dell'Ateneo. Perché queste cose non le possiamo mettere anche nelle leggi che riguardano la sanità e che hanno a che fare con la Sardegna? Perché dobbiamo ragionare in questa maniera, ma prima di tutto dobbiamo credere
nel sistema pubblico nazionale italiano, che è la sanità a tutti. E chiudo, ovviamente per fare questo bisogna che tutti paghiamo le tasse. Chiudo la parentesi. Grazie.